Buon salve a tutti ragazzi, oggi giocheremo a Mini World Block Art. È un gioco molto bello, anche un bellissimo sottofondo musicale. Ci saranno i mob, si potrà pescare. Questi sono due dei personaggi che ci saranno. Questo è quello default, la femmina default, e questo è il maschio, però che si può acquistare. Iniziamo. Ci saranno anche gli animali da cavalcare, come vedete. Ad esempio questo, che non si capisce bene cosa sia. Però vabbè, dai, iniziamo. Per iniziare basta premere qui su Start. E iniziamo sui nostri mondi. Ecco qui. Come vedete, questa è la mia UID. Ho lo stesso nickname di Roblox e premendo qui si potrà creare un mondo. Allora, ora ha caricato e come vedete queste sono i miei mondi. Questi due li ho creati io, questi tre li ho salvati, ho creato questo di recente, perché non è la prima volta che gioco a Mini World. E premendo qui, o qui, basta che premete questo pulsante giallo, potrete creare il vostro mondo. Iniziamo a creare il nostro mondo, il mio mondo. Iniziamo. Ci dice se lo dobbiamo fare in survival o in creativa. Io lo voglio fare in survival, così possiamo imparare più o meno come funziona il gioco. Io già lo so, però iniziamo. Al prossimo video lo faremo in creativa. Allora, questo è il caricamento molto carino di una scuola. E come vedete spawniamo con già qualche oggetto. Per esempio premendo il casco, clicchiamo equip e lo equipaggiamo. E io equipaggio tutto per tenermi molto più protetta. E vi dico che spaccando quei vasi, questi, cadranno degli oggetti. In questo caso non è caduto niente. Proviamo una seconda volta. Ma quanto sta laggando sto gioco? Speriamo che almeno da qui esce qualcosa. E invece no, niente. Proviamo al terzo tentativo. Ma perché non c'è niente? Ragazzi, io non posso credere. Ma perché non esce niente? Spacchiamo qui un po' di legno. E tipo Minecraft, cioè, avete presente Minecraft? Ci sono gli slot sotto per prendere gli oggetti. Premendo questo piccolo borsellino, e mi sono scordata la legna da prendere, ma io non ci credo. Ecco, abbiamo 5 blocchi di legna. Che carini! Vabbè, tralasciando stare questa cosa, premendo questo borsellino qui in basso e clicchiamo craft,
Possiamo craftare delle cose o enchantarle addirittura. Vediamo, clicchiamo make. Ah, possiamo fare il tavolo da lavoro. Clicchiamo make, l'abbiamo fatto. Ci facciamo anche questi bastoncini. E questo che non so minimamente a cosa serva. Ci facciamo anche questi blocchi. Possiamo fare anche le trapdoor. Ne faccio una, anche se non mi servono a niente, però vabbè. Facciamo altri bastoncini. Ok, vedete? E ora nell'inventario abbiamo un po' più di cose. Alcune le possiamo spostare cliccando il blocco e cliccando altri blocchi qui, li possiamo spostare. Mentre se tenete in mano il cibo, ad esempio questo pane, e tenete premuto lo schermo, il personaggio lo mangerà. Allora, piazziamo il tall block. Vabbè, piazziamolo comunque. E cliccandolo, come Minecraft, possiamo farci questi oggetti, che però per ora non ne possiamo fare nessuno. Vedi? Vedete? E detto questo, io mi metto ancora un po' a raccogliere della legna e riprenderò il video appena avrò un po' più di risorse, ecco. Ragazzi, ho raccolto 8 blocchi di legna. Ragazzi, finalmente ho aperto un vaso e ho trovato questo strano filo che terrò nel mio inventario, ovviamente. Non so a cosa mi servirà, forse per fare il letto. Spacchiamo ancora un po' di legna e non mi ricordo dove ho piazzato la crafting. Ecco. Anche questi nidi ci serviranno. Anzi, non ci serviranno, però sono molto carini. No, raga, non ci credo che ho perso la crafting. Vediamo, forse ho visto un mostro. Ah no, è solo un bue. Vediamo. Ragazzi, dopo una ricerca sperduta, l'ho trovata. E me ne sono fatta un'altra però, che ora piazzeremo. Ecco qui che ho piazzato l'altra. Ho preso anche dei nidi per abbellire. E ora è tempo di fare la casa. Per ora la faremo piccola perché non abbiamo abbastanza legno. La faremo con anche un tipo di legno diverso, semplicemente per accomodare e per proteggerci dai mostri, ovviamente. Allora, spacchiamo un po' di legna. Vedete, ha cambiato musica, sta per diventare notte. Allora, ragazzi. Oh, non me ne sono nemmeno accorta che mi era finita la legna. Andiamo qui a raccogliere questi 3 alberi. Però speriamo che l'ascia non mi si rompa. Allora, formiamoci qui un po' di legna.
procediamo tenendo premuto ed ecco che i blocchi di legno ci cadranno sopra la testa. Spacchiamo anche quest'altro. Ne dovremmo avere abbastanza? Forse sì. Credo di sì. Almeno la casa per ora me la faccio di due blocchi. Qua no. Ho sbagliato a metterlo. Bisogna metterlo qui. E dai per gli ultimi due. Ho paura che non ci potremmo fare quell'ascia. Allora, sapete cosa faccio? Raccolgo quest'albero. Con quest'albero mi faccio una nuova ascia. Così potremmo raccogliere altra legna. Vabbè raga, per oggi questo è tutto e alla prossima puntata.